Marina La Rosa non sarà più in televisione per un po'. L'ex naufraga, rispetto ai suoi progetti per il futuro, confessa Verissimo, adesso per un po' sparisco. Torno a casa da mio marito e dai miei figli, ne ho bisogno. Non svela per quanto tempo, ma racconta la fatica dell'Isola dei Famosi di quest'anno, dove è stata al centro delle polemiche per i litigi con alcuni concorrenti e per la sua rivalità con Soleil. Proprio per sua scelta quest'anno è mancata la riunione di tutti gli ex concorrenti. Io ho espresso questo desiderio, ha detto La Rosa, ma tu lo hai reso possibile, aggiunge rivolta alla conduttrice Toppano. In studio infatti sono passati nello stesso pomeriggio anche il vincitore Marco Maddaloni e la coppia Soleil-Geremis, che però non si sono incontrati né dietro le quinte né in studio con La Rosa. La donna si è presentata a Verissimo senza scarpe, raccontando di un'esperienza molto dura sull'isola. Soleil e Riccardo Fogli rappresentavano per me un'energia negativa, ha spiegato, ma non c'è alcuna gelosia verso di lei, ha 20 anni, io ne ho 40.